I volontari del rifugio del micio di Vigevano vanno avanti e continuano a chiedere più considerazione per la loro realtà nonostante la minaccia di querele da parte del Comune. Dopo l'appello della scorsa settimana in cui si chiedeva a cittadini e istituzioni un aiuto economico per una situazione che rischia di comportare la chiusura del gattile con la fine del mese, era arrivato un comunicato del Comune di Vigevano in cui insieme ad alcune precisazioni si faceva sapere che dall'amministrazione sarebbero partite azioni legali nei confronti di chi avesse riferito informazioni non veritiere. Il riferimento era il fatto che il Comune, dopo la conclusione nel 2020, causa un nuovo regolamento regionale, dell'accordo con cui partecipava il 50% delle spese veterinarie, aveva comunque elargito un contributo all'organizzazione di volontariato attraverso un bando a cui aveva partecipato una seconda realtà cittadina che si occupa della tutela dei gatti. Non è stata firmata nessuna convenzione in merito alle spese, quindi non ci può essere stata nessuna revoca unilaterale, avevano scritto dal Comune. Dal Gattile replicano che, per la contribuzione alle spese sanitarie, era stata comunque approvata. Una delibera con scadenza 2025 e poco cambia che si tratti di delibera o convenzione. Al di là dei formalismi concludono dal rifugio del micio, nemmeno il Comune è riuscito a rispondere al perché l'associazione sia stata di fatto abbandonata a se stessa, così come i gatti i vi ospitati. Con il nuovo sistema di elargizione dei fondi, sostengono i volontari, sono state messe sullo stesso piano le due realtà cittadine che si occupano della tutela dei gatti, che però svolgono attività diverse. Il bando, si legge nel comunicato del rifugio del micio, non prende in considerazione le differenze strutturali e i differenti bisogni delle due realtà. Tradotti in soldoni vengono dati uguali contributi ad associazioni che svolgono attività diverse e sostengono costi diversi. Nessun altro bando inoltre è stato istituito nel 2021 e nel 2022 per dare continuità a questi aiuti. Dall'organizzazione di volontariato rinnovano l'appello per avere un sostegno di entità tale da poter dare stabilità nel medio periodo, intanto però comunicano due buone notizie. La prima è che c'è stato un contatto con il comune e a breve potrebbe esserci un incontro con il sindaco. La la seconda è che all'appello hanno risposto tanti cittadini che hanno effettuato donazioni in grado di garantire un minimo di ossigeno alle attività. Ricordiamo che la causa ultima delle difficoltà finanziarie del gattile è data dal ritardo, che sarà di almeno un anno, registrato a livello nazionale nell'erogazione dei contributi del 5 per 1000. Domenica mattina in piazza Ducale ci sarà un flash mob di sensibilizzazione. L'organizzazione invita chiunque volesse partecipare a portare con sé un indumento o un accessorio a tema felino. L'appuntamento è a partire dalle 10.